Per la prima volta dalla sua fondazione, l'Assemblea di Teramo e quest'anno il Palazzetto dello Sport a San Benedetto, che ospita una importante anima, quest'anno si parla di ben 30.000 soci. Presidente, quali sono finora i risultati raggiunti da questa fusione? Che vi è un fermo convincimento nel perseguire gli stessi obiettivi. Vi è da affermare della Banca Popolare Abruzzese Marchigiana e della Banca Popolare Pesarese un tempismo notevole nel dare risposta ai grandi cambiamenti del nostro paese, che deve muoversi in un precise per l'istituto bancario che le presiede, ma anche per la banca in generale. Ai tempi che sono cambiati e stanno cambiando con la rapidità, non ci dobbiamo vergognare nel dire che il sistema bancario deve diventare impresa, direi con le stesse, anche perché oggi il mercato diventa direi poco consistenti, poco modi, avendo adottato alcune strategie sicuramente si inserisce in cui noi operiamo, soprattutto a favore dei piccoli e medi imprenditori, che sono stati i cittadini che hanno creduto nella nostra banca, hanno consentito. Ho sentito che il localismo va salvaguardato assolutamente. Sappiamo inoltre che lei ha sempre presieduto la banca. Ora sono arrivati a 30.000 questi soci con la Banca Popolare. Si può parlare con direi molta tranquillità, e è nata proprio per addivenire a una dimensione più consistente attraverso l'efficienza, attraverso la produttività e quindi con la capacità, ossia di muoversi in una continuità certa. La nuova banca nella nuova dimensione, con una ricchezza così grande di soci, quelli di ieri, quelli di oggi, a quelli che verranno, per la crescita civile, economica e sociale delle regioni in cui siamo presenti. È stato scritto ed è stato detto che c'è molta attesa per questa assemblea di oggi. Pare si concretizza poi proprio in questa partecipazione. Questa partecipazione nella così Banca Popolare e nella cooperativa di credito credono fermamente nella Banca Popolare della Repubblica. Incontriamo anche il direttore generale della Popolare Abruzzese Marchigiana e la Pesarese Ravennate. Lei copie avete già raggiunto e quali ancora sono da venire? Diciamo i risultati così che quest'anno abbiamo conseguiti indubbiamente non sono del tutto soddisfacenti, soprattutto anche da un'integrazione di queste due realtà bancarie, che necessariamente nei primi sei fare un'adeguata pulizia, tra virgolette, ovviamente, e gravare soprattutto sul bilancio futuro della ha ritenuto opportuno intervenire decisamente su queste poste patrimoniali e quindi ha avuto un comportamento che riterei molto adeguato e utile, con il piede giusto. Quindi questa prima soci della Popolare Adriatica è in qualche modo una specie di pietra miliare. Mi auguro che oltre ad essere una pietra miliare sia di buon auspicio, tenuto conto tu anche stessi della giornata e della, che ho avuto modo così di conoscere anche in capito questo scorcio di tempo, quali siano le intenzioni della banca